Allora, possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi scuso se qualcuno si era già collegato intorno alle 16:30, era la data, diciamo, di avvio dei lavori di accesso alla piattaforma e quindi abbiamo atteso però le 17, che è l'inizio ufficiale di questo webinar con i miei saluti istituzionali. Per chi non mi conosce, io sono il capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, Ilaria Antonini, e oggi sono veramente lieta di aprire i lavori di questo seminario, di questo webinar, e approfitto subito per ringraziare il professor Alessandro Rosina e i componenti del gruppo di esperti su demografia e Covid-19 per l'attività che hanno condotto in questi mesi e che nell'occasione, diciamo, di oggi ci illustreranno i principali risultati del secondo report che hanno confezionato e prodotto nei mesi scorsi. Ringrazio poi i relatori che oggi hanno accettato l'invito a illustrarci il lavoro svolto. Ringrazio il presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, il dottor Gigi De Palo, che con la sua presenza oggi ci assicura il legame necessario che su questo tema, il tema demografico e della denatalità, appunto, è assolutamente imprescindibile tra l'attività scientifica, le evidenze scientifiche, i dati che ascolteremo e il ruolo delle realtà che sono protagoniste del tema e prima di tutte le giovani famiglie. Ringrazio poi l'Istituto degli Innocenti, che è il nostro partner istituzionale, per la collaborazione che anche in questo seminario ci ha garantito. Questo gruppo di esperti che oggi è stato appunto invitato a renderci partecipi del lavoro commissionato la prima volta a aprile del 2020 dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, la ministra Elena Bonetti. Il gruppo di esperti ha avuto un compito appunto nato nel 2020 e che ora diciamo si rinnova in una seconda fase di lavori, che è quello di monitorare e analizzare l'impatto della crisi sanitaria dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla demografia italiana. Con riguardo specifico, e qui vi leggo proprio quali sono stati i compiti da decreto, da provvedimento, alle conseguenze da essa prodotte su processi di transizione alla vita adulta, sulla realizzazione di progetti di vita da parte dei giovani, sulla condizione di benessere delle famiglie con minori. C'è stato un webinar precedente, il 14 dicembre del 2020, quindi eravamo ancora, diciamo, in forte e piena pandemia, la seconda ondata. In quell'occasione è stato presentato il primo report. Venne sottolineata allora la rilevanza di questa ricerca e di questa analisi demografica come strumento che ci aiutasse a comprendere come fosse cambiata la quotidianità delle famiglie, non solo in Italia, perché il report ha un respiro di esperienza internazionale. E ci aiutò anche nella prima fase a valutare attraverso la lente dello studio demografico l'impatto della pandemia in un contesto già gravemente compromesso, il contesto demografico italiano, correlato non solo alla condizione, diciamo, presente, ma anche per l'assunzione di processi decisionali e per la definizione di priorità strategiche delle politiche dedicate alla famiglia nel medio e nel lungo periodo, nel lungo termine. Le prime evidenze disponibili, che poi erano riassunte nel primo report, ovviamente mostravano un quadro parziale. E in quel quadro, che dava quindi uno scorcio del 2020, già si evidenziava, citando le parole proprio del report testuali, il prevalere di una combinazione di difficoltà e incertezza che tende a indebolire le scelte di impegno positivo verso il futuro e in particolare quelle di avere un figlio. Quindi, dai dati analizzati,
Questa prevalenza di timore del futuro, quindi timore di generare, era particolarmente presente, evidenziata. I dati del secondo rapporto, che oggi ci verrà illustrato, rappresentano sempre un quadro ovviamente provvisorio, ma molto più avanzato delle conseguenze della crisi sanitaria nella fase più acuta, e quindi tutto il 21, scusate, tutto il 2020 e parte del 2021. Nel rapporto noi troviamo evidenziato quanto la pandemia abbia inciso sulla dinamica demografica italiana in termini negativi, ma come dicevo all'inizio, nell'ambito di un quadro già pesantemente compromesso, con un record di poche nascite pari a 404.000, un elevato numero di decessi pari a 746.000, mai sperimentati dal secondo dopoguerra. È chiaro che l'emergenza sanitaria ha avuto un impatto notevole sull'evoluzione e le dinamiche della popolazione italiana, ma è anche evidente, credo che questo emergerà nei lavori di oggi, di questo seminario, che bisogna approfondire le conseguenze della pandemia sul trend di natalità e sulla condizione delle nuove generazioni, che sono i due aspetti centrali e che titolano anche il seminario di oggi, cioè la condizione delle nuove generazioni. E quindi dicevo, è necessario approfondire le conseguenze nel medio e nel lungo periodo con un focus particolare ai progetti di vita dei giovani legati alla difficoltà occupazionale delle donne in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, cioè affrontare queste problematiche con la lente anche dell'occupazione femminile. Nella sintesi del documento, questo mi ha colpito molto, viene riportata una frase che quindi io riprendo, e cioè che i dati e le analisi del documento, rappresentate nel documento, suggeriscono che per dare risposte efficaci, quindi questo è il termine chiave, risposte efficaci, sia necessaria ca la capacità di leggere la realtà oltre l'emergenza, e per cogliere i segnali di ciò che è destinato a cambiare in modo permanente nel modello sociale ed economico dello scenario post-pandemico. Qui ci sono diverse parole chiave. La prima di tutte, ve lo dicevo prima, risposte efficaci, e anche quello di saper guardare oltre l'emergenza, perché il nuovo scenario è post-pandemico, è uno scenario che probabilmente non tornerà mai come era prima. Dal nostro punto di vista, cioè quello delle istituzioni, cosa ci compete? Ci compete la risposta efficace. È compito delle istituzioni, quindi ci sentiamo chiamati in causa in questa necessità, in questa capacità di lettura che ci viene chiesta, e quindi assumiamo questa responsabilità, perché la fatica di un paese a guardare al proprio futuro obbliga ad attivare processi che traducano questa ambizione di domani in politiche strutturali, stabili e innovative. In questo senso, la ministra ha ritenuto che il lavoro del gruppo di esperti fosse prezioso, perché rappresentasse, diciamo, una base di dati scientifici e un'analisi, perché non è soltanto una raccolta di dati, ma un'analisi critica, che ci aiutasse a comporre il nuovo piano nazionale per le famiglie. E quindi nell'ambito poi dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, che è il luogo, diciamo, dove le istituzioni insieme alla società civile si confronta per costruire quello che deve essere il documento programmatico di più ampio respiro per le politiche della famiglia, il tema demografico e anche il lavoro quindi di questo gruppo è stato ed è cruciale. La questione demografica, infatti, è proprio un tema di fondo dell'intero piano nazionale. È stato presentato già in un webinar che è agli atti sul nostro sito del Dipartimento il 15 luglio dello scorso anno, e che ha fatto parte di un percorso poi a tappe che ci ha condotto alla quarta conferenza nazionale sulla famiglia di dicembre scorso, del 3-4 dicembre. Lì il tema della demografia, ovviamente, come dicevo, ha fatto da sfondo ed è un po' la cornice
sulla base delle cui risultanze noi costruiamo il nostro programma. Il programma ovviamente di azioni è un programma che in parte è già tracciato, diciamo che nel contesto in cui oggi affrontiamo questi temi abbiamo un'attenzione politica speciale e maggiore, sicuramente la pandemia ha rafforzato questo interesse anche politico. E quindi un approccio coordinato e integrato di azioni che gli studi demografici ci richiedono e ci impongono già è avviato attraverso un disegno di legge che ha già superato il vaglio di una delle due camere in Parlamento e quindi il cosiddetto Family Act, e quindi che rappresenta la cornice legislativa di azioni fondamentali coordinate per combattere e contrastare sicuramente anche la denatalità. E ovviamente la partenza della prima misura, quella dell'assegno unico universale, che dal 1 marzo prenderà la sua concretezza e quindi sarà trasferito alle famiglie che ne faranno domanda, e anche nei finanziamenti che il governo ha voluto dedicare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete ha destinato un forte finanziamento per lo sviluppo dello 06, e quindi con un'azione, diciamo, di conciliazione vita-lavoro da una parte e cura della famiglia lavoro in realtà, ma anche con una grossa spinta a livello di educativo e quindi un interesse, diciamo, ai minori più piccoli. A questo punto io passerei la parola, non ruberei altro tempo al nostro coordinatore, al professor Alessandro Rosina, che appunto coordinerà i lavori di questo pomeriggio presentando il report insieme agli altri relatori, e poi a conclusione passeremo la parola a Gigi De Palo e alla ministra, che concluderà con i suoi saluti. Buon lavoro, e professor Rosina, per te la parola. Grazie dottoressa Antonini. Io allora vado subito a caricare le slide, sperando che funzioni tutto, vado bene, e inizio tanto salutando tutti, quindi grazie a tutti i partecipanti, quindi buonasera a tutti e a tutti. E come ha ben precisato la dottoressa Antonini, questo è il secondo rapporto di questo gruppo di esperti che è stato istituito ad aprile 2020, quindi eravamo proprio in piena ondata pandemica, ed è costituito da un gruppo più ampio, tra l'altro, rispetto poi a chi ha steso poi anche fisicamente scritti i capitoli del rapporto, che è anche un gruppo più ampio rispetto a chi poi interverrà oggi presentando alcuni dei dati, delle analisi più rilevanti, ma il rapporto è molto più ricco, e quindi come al solito, oltre alla presentazione di oggi, si invita poi a scaricarlo liberamente e a utilizzarlo e leggerlo. Il gruppo di esperti è costituito da varie provenienze, c'è il mondo accademico, ci sono istituti di ricerca, istituzioni, e in particolare è bene anche leggere chi poi partecipa sostanzialmente al gruppo e ai lavori del gruppo, e quindi riconoscimento anche poi anche a chi non sarà oggi qui fisicamente poi a presentare. Quindi c'è Corrado Bonifazi del CNR, Chiara Comolli invece interverrà oggi. Quando è stato istituito il gruppo di esperti era all'Università di Losanna e oggi invece all'Università di Bologna. C'è Anna Daddio, UNESCO, Alessandra De Rose, La Sapienza, Francesca Luppi, Università Cattolica, poi Sabrina Prati, che interverrà oggi, e Linda Laura Sabbadini dell'Istat. Ci siamo avvalsi poi della collaborazione anche di Cinzia Castagnaro e di Angela Paparusso per stendere il report, e poi completano il gruppo Antonella Graziadei e Tiziana Zannini del Dipartimento della Famiglia. Gli obiettivi del gruppo, non sto qui a ripeterli, li ha
ma ben elencati la dottoressa Antonini. Tra i compiti principali c'è la stesura di questi rapporti, il primo già presentato nel 2020, il secondo è quello attuale e anche quello attuale pensavamo all'inizio che potesse un po' essere il compimento, quantomeno collocarsi fuori dall'emergenza sanitaria e poter essere un po' il rapporto conclusivo, ma visto che l'emergenza si è prolungata più del previsto, in parte era nelle attese, in parte no, il gruppo continuerà a lavorare ed è programmato quindi anche un terzo rapporto che verrà presentato tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Il rapporto parte come premessa dal fatto che la demografia è uno degli ambiti che sono stati più colpiti, non solo l'impatto diretto sulla mortalità, poi ci sono tutte le ricadute indirette su tutti gli altri aspetti e fenomeni che riguardano la demografia, e poi l'intreccio tra demografia, società, economia, eccetera. C'è il fatto che il paese già, dal punto di vista di molti degli indicatori demografici principali, presentava squilibri e fragilità, e quindi diventa importante capire come l'impatto della pandemia va a interagire con questi squilibri preesistenti e l'importanza di avere un quadro poi aggiornato di conoscenze sulle condizioni delle famiglie, delle nuove generazioni, dei loro progetti di vita, che poi evidentemente serve ed è fondamentale per dare risposte che siano adeguate e che siano efficaci. Come abbiamo detto, questo rapporto si colloca ancora in un periodo di emergenza, però alcune evidenze sono comunque ormai solide, sia sull'entità dell'impatto su alcuni dei principali indicatori demografici e sia anche su come questo impatto è stato poi differenziato nelle varie componenti della società, sia con alcuni aspetti specifici che riguardano il nostro paese e altri che sono invece comuni a quanto avvenuto anche in altri paesi, e per questo è importante anche la dimensione internazionale. Il rapporto si basa su tre tipi di informazione, i dati ufficiali, Istat prima di tutto, ma vengono utilizzati anche dati Eurostat e di altri istituti. Un secondo tipo di informazioni che utilizza il rapporto sono analisi direttamente derivanti da indagini campionarie, anche ad hoc, e poi le evidenze che derivano dalla rassegna delle principali ricerche nazionali e internazionali che si sono avviate. Ecco, rispetto a questo punto è interessante anche riconoscere che è stata molto ampia e variegata la risposta conoscitiva che è stata suscitata dall'impatto della pandemia, in generale dal mondo accademico, in particolare dall'AISP, dall'Associazione Italiana degli Studi sulla Popolazione, che si è molto mobilitata per fare analisi e ricerche che cominciassero a dare delle risposte o comunque facessero partire anche progetti anche di medio e lungo termine per capire quanto questa pandemia sta incidendo, ha inciso e le conseguenze che lascerà anche nel futuro. E poi ovviamente anche molte altre discipline comunque vicine ai temi demografici, sia a livello nazionale che internazionale. Non è qui il mio compito comunque quello di entrare nel merito dei dati e delle analisi, che è invece il compito degli interventi che ora seguiranno. Avremo tre interventi. Il primo sul tema della natalità, e avremo quindi Sabrina Prati dell'Istat. Poi seguirà uno sui progetti dei giovani e sull'impatto che la pandemia ha avuto nel primo anno, insomma, in cui ha manifestato le sue conseguenze, e ci verrà presentato da Francesca Luppi, e poi invece il terzo intervento che ci darà una panoramica delle evidenze che derivano dagli studi e dalle ricerche internazionali da parte di Claudia Comodi. Ecco, quindi passo subito allora la parola autorevolmente a Sabrina Prati, che sui dati Istat sulla natalità è la competenza indiscussa del nostro paese. Prego, Sabrina. Grazie Alessandro per questa presentazione pomposa e grazie alla dottoressa Antonini, ai colleghi esperti del gruppo per darci questa possibilità
di condividere, insomma, di portare all'attenzione del dibattito pubblico dati solidi e aggiornati su quelle che sono le conseguenze che stiamo vivendo della pandemia Covid-19, con particolare riferimento alla natalità. È stato questo, diciamo, il contributo che Istat ha messo a punto nel rapporto, in questo secondo rapporto, e in cui abbiamo approfondito parte dei temi che avevamo già trattato nel primo rapporto. Io credo di aver condiviso la presentazione. E la vediamo. Perfetto. Quindi parliamo di effetto della pandemia sulla natalità e ne parliamo a quasi 2 anni dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Quello che mi preme sottolineare nel mio intervento è quegli effetti che grazie alla disponibilità dei dati anche dei primi 9 mesi del 2021 ci possono dare dei segnali su il cambio di passo in alcuni comportamenti che potrebbe avere quindi degli effetti non solo congiunturali come quelli che stiamo osservando, ma anche di medio o più lungo periodo, come avviene quando le generazioni in qualche modo rivedono le loro scelte e intervengono quindi nel modificare i loro percorsi di vita a seguito di fattori che intervengono nel corso della loro vita. Come diceva chi mi ha preceduto, la dottoressa Antonini e anche Alessandro, quando ci poniamo appunto il tema di osservare gli effetti della pandemia sulla natalità, dobbiamo sempre tenere presente in che momento ci ha colto la pandemia dal punto di vista della dinamica di natalità e di fecondità del nostro paese. Tra il 2008 e il 2020 noi abbiamo avuto un calo continuo della natalità e della fecondità che ci ha portato a una diminuzione del livello dei nati dell'ordine del 30%, 172.000 nati in meno, a una diminuzione che si concentra soprattutto in alcune caratteristiche, concentrata rispetto ad alcune caratteristiche di genitori. A diminuire sono stati soprattutto i nati da genitori entrambi italiani, diminuiti del 34%, i nati all'interno del matrimonio, diminuiti del 44%, anche per l'effetto diciamo strutturale indotto dal contemporaneo calo della nuzialità e dei matrimoni. E soprattutto anche importante la diminuzione dei primi figli, 93.000 primi figli in meno. Primi figli significa, diminuzione dei primi figli significa diminuzione di famiglie, di nuove famiglie con figli. Ecco, in questo contesto che già veniva etichettato, come ben sapete, come inverno demografico, come recessione demografica, dal 2015 la popolazione italiana è in diminuzione, è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia e non ha mancato di spiegare i suoi effetti, producendo un ulteriore peggioramento di queste dinamiche. Il 2020 si era aperto, diciamo, con una tendenza alla diminuzione delle nascite che era più o meno in linea con quella che avevamo osservato in media nel decennio precedente. Bisogna considerare che rispetto ad altre componenti della dinamica demografica, la natalità dell'anno 2020, dell'anno della pandemia, ha subito gli effetti della pandemia soltanto marginalmente, tra virgolette, cioè negli ultimi 2 mesi, perché buona parte dei bambini nati nel corso del 2020 sono stati concepiti prima della pandemia Covid-19, quindi non si può parlare di effetti per questi bambini. Comunque dicevo,
il calo di nascite che stavamo osservando tra gennaio e ottobre, che è il periodo in cui possiamo dire che sono nati i bambini concepiti prima della pandemia, era dell'ordine del 2,5% rispetto a una diminuzione mediana del 2,8% del decennio precedente. Nei mesi di novembre e soprattutto nel mese di dicembre questa diminuzione subisce un'accelerazione, una forte accentuazione. Arriviamo a una diminuzione delle nascite del 10,7% nel mese di dicembre 2020. Ecco, questi bambini cominciano a essere i bambini concepiti nella prima fase della pandemia di Covid-19. La prima fase, ricordate, è drammatica, è fortemente concentrata nelle regioni a nord del nostro paese e esplica tutti i suoi effetti, in particolare nei mesi di marzo e aprile del 2020. Di fronte a questa tendenza ci siamo lasciati qua, diciamo più o meno con il nostro report dell'anno scorso. I dati dei primi 9 mesi del 2021 ci consentono di capire se è corretta questa diciamo ipotesi di un legame causale tra bambini, nascite, diminuzione delle nascite e pandemia. Ebbene, nei primi 9 mesi del 2021 registriamo un ulteriore calo di oltre 12.000 bambini, che è quasi il doppio di quello che veniva osservato nello stesso periodo del 20 rispetto al 19. Quindi siamo in una continua, una fase fortemente recessiva dal punto di vista della natalità. Non solo, ma l'andamento mensile ci fornisce chiare indicazioni sui legami con le fasi pandemiche. Infatti il calo maggiore lo registriamo nel mese di gennaio, arriviamo a livello medio nazionale a una diminuzione del 13,6% dei nati, mese in cui si concentra appunto il grosso dei bambini nati concepiti nella prima fase pandemica. L'andamento temporale questo grafico che ci illustra l'andamento mensile delle nascite nell'anno 2020 e a partire da novembre e dicembre del 2020 ci fa vedere questo crollo che si culmina con il mese di gennaio. Poi osserviamo a febbraio e a marzo una ripresa delle nascite che ci aveva fatto ben sperare sul momento. Queste nascite sono quelle di bambini concepiti prevalentemente in quella che viene chiamata la fase di transizione tra un'ondata epidemica e l'altra del 2020, cioè ricordate la fine del lockdown dello scorso anno, del 2020, l'estate, quando un po' forse ci abbiamo sperato di poterci buttare alle spalle questa drammatica esperienza e che le cose potessero andare diversamente. Comunque in molti ci hanno sperato e ci hanno creduto e c'è stato questo picco, diciamo, anche positivo sulla natalità. Le nascite hanno avuto un piccolo rimbalzo. Purtroppo però questa situazione si è rapidamente invertita nei mesi successivi, man mano che andavano a invece di nuovo presentarsi gli aumenti dei casi di Covid fino all'esplosione della seconda ondata della pandemia nell'autunno del 2020, che si è conclusa nel periodo di marzo 2021 orientativamente. Che ci sia un legame quindi non ce lo dice solo questo andamento mensile, ce lo dice anche la geografia di queste diminuzioni. In questo crollo delle nascite dei mesi di dicembre, gennaio, è molto concentrato nel nord-ovest, che è stato il più colpito dall'epidemia, mentre la diminuzione che si osserva negli ultimi mesi del 21 e che è riferibile ai bambini concepiti nella seconda fase pandemica si estende al centro, riguarda in prevalenza il centro e le regioni del mezzogiorno. Come sapete, il centro e il mezzogiorno hanno di fatto sperimentato la pandemia per la prima volta durante la seconda fase pandemica nell'autunno, quindi nell'inverno del 2020-2021. Un aspetto che trattiamo nel rapporto è quello dell'amplificarsi delle disuguaglianze. Sappiamo che la pandemia in tanti ambiti del nostro vivere quotidiano
sociali ed economici ha acuito disuguaglianze e fragilità preesistenti. E quindi anche riguardo alla natalità, questi dati che vi ho presentato, che danno conto di un andamento medio, sono il risultato di comportamenti differenti se si vanno a considerare alcune sottopopolazioni, come per esempio i bambini che hanno entrambi i genitori stranieri, i bambini di cittadinanza straniera. Questa componente della natalità, peraltro nell'ultimo decennio, la più come dire, vigorosa, quella che ha contribuito alla ripresa delle nostre nascite, è quella che invece a seguito della pandemia ha fatto registrare le diminuzioni più importanti in termini di nascite. E queste diminuzioni di nuovo seguono come andamento mensile, come geografia, le modalità con cui sappiamo essersi dispiegata la pandemia nel territorio nazionale. Caratteristica che abbiamo preso in considerazione riguarda l'età delle donne, delle mamme. Sappiamo che al persistente calo della natalità del nostro paese contribuisce il sommarsi di un effetto di posticipazione, di spostamento verso età sempre più mature dell'esperienza della nascita dei figli, del primo figlio in modo particolare. Ecco, questo spostamento si è ulteriormente accentuato a seguito della pandemia. I bambini che mancano all'appello sono i figli dei giovani, delle coppie più giovani, sono i primi figli delle coppie più giovani. Questo grafico fa vedere appunto l'andamento per classi di età nel periodo prepandemico, le variazioni percentuali delle nascite degli anni 20 e 21, vediamo che tutte le nascite che si sono avute da concepimenti nella prima fase pandemica subiscono delle forti riduzioni. Vediamo poi invece che ci sono nel mese di marzo questa barretta diciamo blu che risale è quella delle nascite da donne con più di 45 anni e la gialla da donne con più di 35-44 anni. In pratica in quella piccola ripresa che abbiamo visto a marzo, a quella piccola ripresa hanno contribuito soprattutto le coppie in cui la donna aveva un'età più avanzata. Forse coppie più stabili, forse coppie all'interno delle quali l'esperienza del rinvio veniva già da tempo e che non se la sono sentita, insomma, nonostante le condizioni, di rinviare ulteriormente l'esperienza della nascita di un figlio, cosa che invece hanno fatto le coppie più giovani. Altro dato interessante che abbiamo preso in considerazione riguarda i nati all'interno e al di fuori del matrimonio. Perché è un aspetto sicuramente importante, una conseguenza strutturale di quello che stiamo osservando per quanto riguarda le nascite, è dovuto al crollo dei matrimoni nell'anno 2020, si sono praticamente dimezzati e di nuovo si sono dimezzati perché a mancare all'appello sono i primi matrimoni di giovani che hanno avuto difficoltà a realizzare i loro propositi proprio anche congiunturali per le limitazioni imposte dalle norme che contenevano gli spostamenti, il numero di partecipanti alle celebrazioni e le celebrazioni stesse nel periodo di lockdown nazionale, per cui nel 2020 abbiamo avuto la metà di matrimoni. Poiché il 70% circa dei nati nasce all'interno del matrimonio, è importante monitorare cosa sta succedendo riguardo alla composizione delle nascite per stato civile dei genitori. Ebbene, in questa figura di nuovo vediamo l'andamento nel periodo prepandemico, poi vediamo che durante il crollo di gennaio 21, quello importante, diminuiscono le nascite in tutte le ripartizioni anche quelle al di fuori del matrimonio, ma poi dopo c'è una ripresa che è abbastanza generalizzata sul territorio.
rispetto alla quale dobbiamo appunto tenere un po' i riflettori puntati per capire che cosa sta succedendo. Potrebbe trattarsi di, in parte, di uno, come dire, di una alterata sequenza delle tappe scelte dalle coppie per formare una famiglia. Magari la scelta di avere un bambino non è stata rimandata, quella di fare un matrimonio, magari il matrimonio, la festa che si era, no, che ci si era proposti di fare, eccetera, eccetera, invece sì. Quindi dobbiamo capire se ci sono, in che modo questo fenomeno evolverà nel prossimo futuro. Questo del dimezzarsi dei matrimoni è inoltre un punto d'attenzione per quanto riguarda appunto le conseguenze che ci possiamo aspettare nel breve periodo. Considerando l'intervallo che c'è tra il matrimonio e la nascita del primo figlio, noi abbiamo stimato che il crollo di circa 80.000 matrimoni osservati nel 2020 potrebbe portare di per sé a 33.000 nati in meno tra il 21 e il 2023. Questa stima è molto cautelativa, perché in realtà, se tenessimo conto di alcune caratteristiche strutturali degli sposi, cioè del fatto che i primi matrimoni, molti dei primi matrimoni sono religiosi, quindi religiosi sono tra giovani, e i matrimoni tra giovani e religiosi sono quelli da cui poi vengono fuori più bambini, allora questa stima potrebbe anche portarci ad un ammanco di 40.000 nati nello stesso periodo. Ebbene, noi stiamo tenendo sotto controllo, diciamo, monitorando quello che succede nella nuzialità, nell'andamento dei matrimoni. A breve diffonderemo un report molto dettagliato con l'andamento dei matrimoni, ma anche delle unioni civili e delle separazioni e divorzi a seguito della pandemia. Vi anticipo che non c'è la ripresa al momento nel 21 che ci si potrebbe aspettare. Ovviamente risale l'ammontare dei matrimoni, ma questo incremento non è tale da poter parlare di recupero di queste nozze, per cui va sicuramente tenuto sotto osservazione questa dimensione del fenomeno. Riassumendo, tutti gli indicatori che abbiamo potuto analizzare ci raccontano di una situazione di disagio, prudenza da parte della popolazione, in particolare di alcuni segmenti della popolazione, quelli che dalla pandemia hanno avuto anche conseguenze più importanti dal punto di vista della loro condizione socio-economica, sia riguardo al mercato del lavoro, che per altri aspetti anche di natura, diciamo, più soggettiva, no? Che riguardano il senso di incertezza e di precarietà, che sicuramente non è un buon compagno nei progetti di vita futura, soprattutto quando si pensa a mettere al mondo dei figli. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Sabrina Prati, per l'efficacia con cui ci hai restituito le coordinate principali dell'andamento della natalità, ma anche delle unioni, dei matrimoni, nel corso del 2020 e buona parte, insomma, anche del 2021, e per aver anche messo in evidenza un aspetto importante dell'accentuazione delle disuguaglianze. Passiamo adesso all'intervento successivo, quello di Francesca Luppi, Università Cattolica, che invece presenterà alcuni dati salienti sulla condizione delle nuove generazioni e sulla progettualità dei giovani. Buonasera e grazie per l'introduzione. Allora, condivido in presentazione. Ok. Sì, come già annunciato nella presentazione del programma di questo seminario di oggi, questa parte del webinar è dedicata alla presentazione di alcuni dati che mostrano in che modo il perdurare della crisi Covid abbia poi continuato a impattare sui progetti di vita dei giovani italiani, ma anche europei,
e vedremo in particolare come in un anno di emergenza sanitaria i giovani siano riusciti solo in parte poi a recuperare la progettualità di vita, superando o quantomeno adattandosi alle incertezze, alle difficoltà dovute alla crisi, mentre per molti di loro i progetti di vita continuano ad essere ad oggi ancora compromessi. I dati che presentiamo provengono da due indagini internazionali realizzate da Ipsos per l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, condotte su un campione rappresentativo della popolazione giovanile di età compresa fra i 18 e i 34 anni, e con la prima condotta a marzo 2020, e su questa indagine avevamo già presentato alcuni risultati in occasione del primo report di questo gruppo di lavoro, a cui si è aggiunto poi una successiva indagine condotta a un anno di distanza, quindi ad aprile 2021. La prima indagine, quindi condotta nel pieno del primo lockdown, la seconda indagine invece condotta alla fine della seconda ondata dell'epidemica in Italia. Come dicevo, indagini internazionali perché il campione non prevede solo i giovani italiani, ma include anche giovani provenienti da degli altri quattro grandi paesi europei, quindi Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Passiamo subito a presentare alcuni di questi dati e iniziamo da questa tabella che include le percentuali di giovani che vedono più o meno a rischio i propri progetti di vita a causa della crisi Covid nei cinque paesi europei a marzo 2020 e ad aprile 2021. Evidenziate in verde avete le percentuali dei giovani che percepiscono come più a rischio i propri progetti di vita a causa della crisi in Italia e in Spagna. Perché? Perché sia nel 2020 che nel 2021 i giovani italiani e spagnoli erano quelli che maggiormente riportavano di progetti di vita compromessi a causa della pandemia. Siamo intorno quindi al 60%, percentuale tra l'altro anche abbastanza stabile in un anno di pandemia. E che si discosta di circa 15 punti percentuali in media dalle percentuali di coloro che invece dichiarano di avere dei progetti di vita a rischio negli altri paesi europei. Quindi da questa prima immagine già possiamo ricavare alcune prime osservazioni. La prima, lo svantaggio comparativo dei giovani italiani e spagnoli rispetto ai loro coetanei europei, quindi che nonostante sia passato un anno di crisi, insomma, ancora non riescono a intravedere uscite positive dei loro progetti, svantaggio che sicuramente deriva poi anche da una condizione pregressa, quindi pre-crisi, che è legata poi a tutte le difficoltà legate all'ingresso e alla permanenza poi nel mercato del lavoro giovanile, ma ci dice anche qualcosa di più, ci dice che queste difficoltà perdurano nel tempo e che comunque anche negli altri paesi europei, quindi Francia, Germania e Gran Bretagna, le difficoltà che i giovani stanno riscontrando non sono poi così limitate. Cioè comunque il 45% dei giovani francesi, tedeschi e inglesi dice che i propri progetti di vita sono compromessi ancora ad aprile 2021. Se poi facciamo uno zoom sulla situazione italiana, vediamo che poi questa percezione del rischio non è nemmeno uniformemente diffusa all'interno della popolazione giovanile, ma in qualche modo la sua distribuzione riflette anche disuguaglianze sociali preesistenti alla crisi attuale, in particolare disuguaglianze di genere. Queste due tabelle ci dicono che a marzo 2020 e ad aprile 2021 le donne più che gli uomini percepivano a rischio i propri progetti di vita. Le percentuali sono più o meno stabili, ad aprile 2021 erano circa il 67% delle donne contro il 53% degli uomini a vedere compromessi i propri piani. Voglio sottolineare, tra l'altro, che nel confronto internazionale, quindi con gli altri quattro paesi europei, l'Italia è il paese in cui le differenze di genere in questo senso sono più marcate. Tra l'altro, disuguaglianze di genere che si mischiano, diciamo così, nel loro effetto con altre forme di vulnerabilità, come quelle ad esempio legate alla condizione occupazionale. E questo grafico, un po' complesso, ma lo leggiamo assieme, riporta quelle che sono le percentuali di giovani che percepiscono come a rischio i propri progetti di vita, distinguendo uomini e donne, quindi gli uomini sono le barre blu, le donne le barre rosse, tra diverse categorie occupazionali. A marzo 2020 sono le barre più scure e ad aprile 2021 le barre più chiare. Poi questi puntini neri indicano le differenze percentuali registrate fra il 2020 e il 2021, quindi fondamentalmente le distanze fra le due coppie di barre. E cosa ci dice questo grafico? Ci dice che
In un anno di pandemia, quindi nel aprile 2021, ci sono tra gli uomini, in alcune categorie occupazionali, è diminuita la percezione del rischio rispetto ai propri progetti di vita. E quali sono queste due categorie occupazionali? Sono quelle in qualche modo più protette dal punto di vista reddituale e contrattuale, cioè i manager e professionisti e i dipendenti a tempo indeterminato. Un calo della percezione del rischio si può osservare forse anche fra gli autonomi e i lavoratori a progetto, ma qui dobbiamo stare un po' attenti nell'interpretazione perché si rischia di confondere gli effetti riduzione del rischio con gli effetti selezione, nel senso che ad aprile 2021 in queste categorie rimangono coloro che sono sopravvissuti a un anno di crisi, quindi i lavoratori a progetto che continuano ad avere un lavoro e i lavoratori autonomi che continuano ad avere aperta la propria attività. Quindi il rischio è che qui dentro siano rimasti in realtà coloro che appunto i piani di vita li possono continuare a fare perché continuano ad avere un lavoro. Cosa succede invece fra le donne? Fra le donne fondamentalmente non osserviamo alcun tipo di cambiamento, cioè a distanza di un anno in tutte le categorie occupazionali più o meno la percezione del rischio rimane stabile. Cosa interessante è il confronto però ancora una volta fra donne e uomini, nel senso che le donne sistematicamente riportano un livello di percezione del rischio maggiore rispetto agli uomini per ogni categoria occupazionale, con due eccezioni, che sono le due categorie estreme, cioè la categoria dei NEET, quelli che sono più vulnerabili in questo senso nel mercato del lavoro, e la categoria in qualche modo più protetta dal punto di vista del reddito, quindi manager e professionisti, dove invece appunto la percezione del rischio è similare tra uomini e donne. Andiamo ora invece a guardare qual è stato l'impatto della pandemia su specifici progetti di vita nel 2020 e nel 2021. In questo caso, in questo primo grafico, prendiamo in esame coloro che avevano pianificato di andare a vivere per conto proprio e osserviamo le percentuali di chi ha confermato, posticipato o abbandonato questo progetto a causa della crisi Covid. Quello che possiamo osservare è Vi dico solo che i dati del 2020 sono quelli nelle colonne grigie, mentre i dati del 2021 sono quelli nelle colonne arancioni. A sinistra del grafico abbiamo l'Italia e quello che osserviamo è che a un anno di distanza le percentuali di chi abbandona, posticipa o conferma rimangono pressoché stabili. Quindi vuol dire che in un anno di pandemia l'effetto negativo sulle progetti di vita dei giovani è rimasto pressoché invariato. Un giovane su quattro in Italia ad aprile 2021 continuava ad abbandonare il progetto di conquistare una propria autonomia abitativa dalla famiglia d'origine. Tra l'altro, nel confronto internazionale possiamo anche osservare che l'Italia insieme alla Spagna rappresentano un po' anche in questo caso i fanalini di coda. In Spagna addirittura il 38% dei giovani nel 2021 aveva abbandonato questo piano. Mentre negli altri paesi europei insomma la situazione è lievemente migliore. Questo suggerisce ancora una volta come il contesto italiano e spagnolo siano in qualche modo svantaggiosi per i giovani per garantire loro poi la possibilità di raggiungere un'autonomia che è abitativa sì, ma che è in primo luogo anche un'autonomia economica per potersi appunto mantenere al di fuori della famiglia di origine. Se guardiamo invece il progetto di andare a convivere con il proprio partner, vediamo che qui la situazione è lievemente diversa. In Italia, guardiamo ancora tutto a sinistra del grafico, a marzo 2020 il 27% dei giovani abbandonava questo piano. A un anno di distanza lo fa solo il 13%. Ma cosa colpisce di più? Forse la percentuale di chi questo piano poi alla fine l'ha confermato. Mentre nel 2020, quindi a inizio pandemia, il 39% dei giovani si sentiva di poter confermare questo piano, a un anno di distanza l'avevano confermato il 62%. Quindi in qualche modo, in questo caso, i giovani sono riusciti a trovare un modo per realizzare comunque questo progetto. Tra l'altro uno schema simile si può osservare anche in Spagna. Ad oggi appunto la percentuale di chi conferma questo piano in Spagna è del 60% e tra l'altro queste percentuali di conferma sono abbastanza simili fra i vari paesi europei, così anche come quelle di chi abbandona, insomma non si vedono più le grandi distanze che si vedevano prima, a conferma forse del fatto che nei progetti di coppia la possibilità di affidarsi a un doppio reddito o a un reddito più solido di uno dei due partner ha comunque garantito, nonostante le aspettative negative iniziali, a una quota maggiore di giovani di realizzare il progetto. Veniamo poi forse al progetto che più ci interessa, cioè che è quello di concepire un figlio.
A marzo 2020 in Italia e in Spagna si registravano le percentuali maggiori di giovani che avevano deciso di abbandonare questo piano, il 26% in Italia, quasi il 34% in Spagna. Cosa è successo a un anno di distanza? Che queste due percentuali si sono di molto ridotte, per cui ad aprile 2021 il 17% dei giovani italiani e il 21% dei giovani spagnoli avevano abbandonato il piano di concepire un figlio, mettendosi tra l'altro abbastanza in linea con le percentuali di abbandono degli altri paesi europei. Se però bisogna trovare una differenza, questa la troviamo nelle percentuali di chi ha confermato questo piano, quindi di chi poi è riuscito a realizzarlo o lo sta per realizzare. In Italia, nel 2021, così come in Spagna, solo il 41% delle coppie dichiara di aver confermato il piano, seguito poi dalla Francia, dove abbiamo circa un 48%, e solo successivamente dalla Germania e la Gran Bretagna, con oltre il 50% di coppie. Per questo tipo di progetto, tra l'altro, è interessante anche il confronto con quello che è avvenuto poi in termini di nascite a 9-10 mesi di distanza dall'inizio della pandemia. Quello che osserviamo, cioè quello che ci domandiamo fondamentalmente è quanto questi dati relativi ai progetti di fecondità dei giovani trovino poi un riscontro in quelli che poi sono effettivamente gli andamenti delle nascite, quindi la loro realizzazione, e quanto quindi questi dati su progettualità e aspettative siano affidabili. Ed effettivamente troviamo che l'affidabilità di questi dati sembra essere incredibilmente elevata. Questo grafico viene da uno studio pubblicato di recente e mostra qual è l'effetto netto della pandemia sulle nascite. Se osservate questa linea verticale, a sinistra della linea verticale abbiamo gli effetti negativi, quindi le riduzioni delle nascite, a destra gli effetti positivi, quindi gli incrementi. E cosa osserviamo? Osserviamo che l'Italia e la Spagna stanno in cima a questo grafico perché sono i paesi in cui maggiore è stato il decremento, quindi la riduzione delle nascite a causa della pandemia fra novembre 2020 e gennaio 2021. Segue poi in una posizione intermedia la Francia, dove la tendenza è quella comunque di un calo, anche se non significativo, e in fondo troviamo appunto la Germania, con invece una tendenza addirittura quasi alla crescita. Da questo punto di vista, quindi, la perfetta corrispondenza fra questi trend e quanto abbiamo osservato in termini di progettualità in realtà rappresenta un enorme vantaggio dal punto di vista di utilizzo dei nostri dati. Perché? Perché ci dà un'anteprima abbastanza affidabile di quello che succederà in futuro in termini di trend di natalità e quindi ci permette in qualche modo di pensare e progettare una serie di politiche per contenere gli effetti potenziali negativi di una crisi. E intervenire più tempestivamente che se dovessimo aspettare appunto di vedere quali sono poi gli effetti reali in termini di realizzazioni. Ma non solo, allo stesso tempo possiamo anche utilizzare questo vantaggio per valutare quali potrebbero essere i potenziali effetti di eventuali politiche prima di avere poi i dati sulle nascite che appunto richiedono almeno un annetto di tempo. Per concludere, veniamo a quali sono le principali motivazioni che hanno dichiarato appunto i giovani per aver sospeso i propri progetti di vita. In questo caso abbiamo le ragioni per cui hanno sospeso i progetti di autonomia abitativa e convivenza in coppia e le prime tre ragioni che sono state sollevate riguardano prevalentemente motivazioni di natura economica e difficoltà organizzative legate anche alle misure di contenimento della Covid. Interessante notare come le donne più degli uomini, in questo caso, riportino motivazioni di natura economica per aver rinunciato ai piani di uscita dalla famiglia di origine per andare a vivere da soli o in coppia. Quali sono invece le principali motivazioni per aver sospeso il progetto di avere un figlio? Ancora una volta, in testa a tutte troviamo le ragioni economiche, le difficoltà organizzative. Qui però le ragioni economiche pesano più per gli uomini che per le donne, a rimarcare in qualche modo come i ruoli tradizionali di genere all'interno della famiglia siano abbastanza costanti, comunque soli, diciamo così, si ripropongono anche tra le nuove generazioni in Italia, per cui è l'uomo il principale responsabile del benessere economico e finanziario appunto della propria famiglia. Seguono poi altre ragioni come appunto le misure di contenimento, l'impossibilità di condividere l'evento, l'aumento del carico di lavoro domestico. La mancanza di aiuto esterno nella cura, dovuta appunto alla tutela anche nei confronti dei nonni,
E poi un'ultima motivazione che vorrei citare è quella legata all'accesso agli asili nido complicato nel caso, appunto, durante i periodi della crisi sanitaria. Questa ragione, ovviamente, portata più frequentemente dalle donne e dagli uomini, a specchio di quanto avevo detto prima, nel senso che il carico di cura e conciliazione grava più sulle spalle delle donne che degli uomini nelle coppie italiane, volevo solo sottolineare il fatto che queste percentuali relativamente così basse di uomini e donne che dichiarano questa motivazione come importante per aver sospeso i progetti di fecondità, in realtà potrebbero essere lievemente sottostimate, nel senso che le difficoltà di conciliazione crescono con l'aumentare del numero di figli in famiglia e quindi probabilmente questo tipo di difficoltà pesa di più per le coppie che sono alla ricerca del secondo e del terzo figlio piuttosto che chi è alla ricerca del primo. Il nostro campione però include solo giovani di età compresa fra i 18 e i 34 anni che pertanto nella maggioranza dei casi sono alla ricerca del primo figlio. Probabilmente con un campione, una fascia d'età più ampia fino a 45 anni, ecco la percentuale che osserviamo qui sarebbe almeno un pochino più ampia. E detto questo, io concludo e ringrazio per l'attenzione. Bene, ringraziamo te, Francesca, Luppi, che con questo focus sui giovani è già entrata comunque anche all'interno di una dimensione comparativa con i coetanei degli altri paesi e ha dato anche indicazioni, tra l'altro, di come leggere in maniera non banale alcuni dati che si potrebbe, cioè, potrebbe essere, si è portati insomma, a leggere a volte in maniera superficiale a trarre delle conclusioni che possono essere fuorvianti, quindi lì la competenza anche non solo della produzione dei dati, ma anche di interpretazione dell'evidenza empirica che emerge è fondamentale poi per dare indicazioni che siano adeguate in termini di policy. E passiamo adesso a invece un contributo più esplicitamente sul quadro internazionale con Chiara Comolli, a cui passo la parola. Ecco, allora, buongiorno a tutti. Dovreste vedere le slide. Sì, vediamo. Perfetto. Allora, grazie Alessandro, mi unisco ai ringraziamenti per l'organizzazione di questo seminario. Sono felice di presentare la sintesi di due capitoli del secondo rapporto che riguardano il quadro internazionale delle ricerche riguardo le implicazioni della pandemia per le nuove generazioni e l'impatto sulla fecondità. E ringrazio Anna Cristina Daddio, l'autrice di uno dei due capitoli che vado a sintetizzare. Allora, scusate. Ok, allora sappiamo come il primo rapporto ci ha detto e come anche l'evidenza empirica presentata finora che i giovani sono una delle categorie che sono state maggiormente colpiti dagli interventi messi in atto per contenere la pandemia. E sappiamo che le ricadute sono state ampie e hanno riguardato vari aspetti della vita, dalla salute anche e soprattutto psicologica e mentale, dalla formazione, l'istruzione al mondo del lavoro e in generale ai progetti di vita come appena illustrato. Ci sono alcuni fattori cruciali che erano stati evidenziati nel primo rapporto e rimangono cruciali anche in un'analisi degli studi di quest'anno. Il primo è sicuramente il tema dell'intersezione non soltanto della vulnerabilità dei giovani rispetto ad altre classi d'età, ma l'intersezione di questo tipo di vulnerabilità con vulnerabilità legate alle differenze di genere e anche a risorse socio-economiche. Quindi questo è un primo fattore importante. Il secondo fattore importante che forse ancora di più troviamo negli studi più recenti è l'attenzione a distinguere quelli che sono gli effetti di breve e di lungo periodo della pandemia.
Quello che possiamo dire sintetizzando al massimo questo secondo rapporto sulle nuove generazioni è che sicuramente vengono confermati i risultati critici che avevamo osservato nel 2020 sui giovani in termini di appunto salute mentale e psicologica, in termini di difficoltà scolastiche e soprattutto nell'ingresso nel mercato del lavoro e di carriera professionale. E sicuramente anche, come appena raccontatoci, in termini di percorsi di vita. Emergono però quest'anno dei nuovi temi che si intrecciano a questi già esistenti. Io ne sintetizzerò alcuni qui, per esempio il tema della mobilità geografica dei giovani e come questa si intreccia ai percorsi di vita. I temi non soltanto della capacità di resilienza dei giovani, ma anche della loro adesione alle norme di comportamento e la risposta alle politiche di contenimento del virus e come questo si lega agli effetti psicologici e alle reazioni da un punto di vista psicologico e sociale della pandemia. E sicuramente emerge anche il tema dei social media come catalizzatori di attenzione soprattutto appunto nelle fasce dei giovani dei giovani. Come vi dicevo, i nuovi studi sono soprattutto caratterizzati da un'attenzione riguardo agli effetti di lungo periodo della pandemia e una delle sensazioni che maggiormente emerge da questi studi è la possibile creazione di una generazione che abbia una diversa visione del mondo e della vita. E quindi che la pandemia generi una generazione di giovani che sono affacciati al mondo del lavoro, ma anche al mondo della formazione, della scuola o della genitorialità durante la pandemia. E quindi che si tratti di una generazione di giovani adulti che in qualche modo farà scelte diverse in questo percorso di transizione alla vita adulta, in termini di mercato di scelte nel mercato del lavoro e di carriera lavorativa, ma anche in termini di scelte nella formazione dell'unione, quindi che tipologia di unione. Anche di questo abbiamo sentito parlare nel caso italiano e anche nella genitorialità. Quindi questi sono temi che fortemente emergono nel dibattito internazionale sugli effetti della pandemia. Detto questo, possiamo invece affrontare i temi principali di cui la letteratura internazionale si occupa sul tema dei giovani. E il primo sicuramente, quello più ricco, è quello della salute. Come vi dicevo, gli effetti negativi che venivano evidenziati nella prima fase della pandemia vengono confermati da un punto di vista di sicuramente ansia e stress. Viene evidenziato e sottolineato maggiormente l'intersezione tra la vulnerabilità dell'età e ancora una volta la vulnerabilità di genere, quindi come le giovani donne siano maggiormente colpite rispetto ai giovani uomini. Troviamo un altro risultato interessante, ovvero di alcuni effetti in realtà positivi sulla salute mentale dei giovani in alcuni studi. Tuttavia, questi effetti positivi sono da una parte fortemente diseguali, quindi troviamo nonostante tutto i gruppi più vulnerabili da un punto di vista dell'isolamento sociale, del carico di lavoro e ancora una volta delle risorse socio-economiche, comunque riportano cali di benessere e salute mentale. Oltre ad essere concentrati in alcune fasce specifiche meno vulnerabili della popolazione, questi effetti positivi sono anche tendenzialmente temporanei, in quanto il
tutti gli aspetti di salute, soprattutto psicologica e mentale, si legano anche a tutte le difficoltà di cui poi parlerò del mondo del lavoro e della revisione dei piani di istruzione, lavoro e di vita, e che quindi nel lungo periodo molto probabilmente vanificheranno questi effetti temporaneamente positivi. Come vi dicevo, un altro tema che emerge negli studi di quest'anno è la copertura mediatica della pandemia, e a maggior ragione per le fasce più giovani della popolazione, come la mediazione dell'informazione sulla pandemia e l'utilizzo, la fruizione dei mezzi di comunicazione intervenga negli effetti, nelle implicazioni della pandemia per gli stati psicologici e mentali dei giovani. Ci sono chiaramente distinzioni da fare in termini di dispositivi e mezzi specifici, non sempre ovvie, e certamente ci sono, è da sottolineare, l'importanza delle condizioni di partenza di salute dei giovani. E ancora una volta questi studi però sottolineano come l'uso effettivamente maggiore dei social media sia associato molto più frequentemente per le ragazze che per i ragazzi a una percezione più negativa degli effetti della pandemia, specialmente in termini di stress, o per esempio nel caso di questo studio canadese in termini dei risultati accademici degli studenti. Quindi una relazione anche qui complessa. Un altro tema assolutamente cruciale crediamo sia la percezione da parte dei giovani delle politiche che sono state attuate negli ultimi due anni per contenere la pandemia, ma non soltanto, anche per gli effetti di lungo periodo e le dinamiche che la pandemia ha creato. Quindi emerge questo tema e l'importanza di come i giovani e come le nuove generazioni vedono in termini di adeguatezza e inadeguatezza le politiche attuate, perché questo ha un impatto sulle conseguenze psicologiche e sulla importanza, la dimensione dell'impatto della pandemia sull'ansia, sullo stress e sulla percezione della gravità della situazione in generale. Il secondo tema più trattato è, come nel primo rapporto, il tema del lavoro. E anche per quanto riguarda questo tema emerge soprattutto una forte complessità. Una complessità che anche qui è legata all'accumularsi di vulnerabilità diverse, che vengono non soltanto dall'età, ma da fattori che ho già citato: genere, risorse socio-economiche, quindi livello di istruzione, origine delle famiglie, quindi le famiglie per esempio straniere. Quindi diciamo che, se è vero che emerge chiaramente che le difficoltà nel mondo del lavoro dei giovani, l'incertezza economica che sono state accresciute dalla pandemia, sono concentrate su gruppi più vulnerabili, tra cui i giovani, ci sono delle dinamiche che si sono evolute in modo diverso e a volte inatteso durante questi mesi di pandemia, come per esempio il divario di genere nei tassi di disoccupazione, che era estremamente elevato all'inizio della pandemia, maggiormente negli Stati Uniti che in Europa, ma era così anche in Europa inizialmente, e poi si è andato ad assottigliare, per poi in alcune fasce d'età, tra quelle più giovani, quindi che qui ci interessano, addirittura rovesciandosi questo divario di genere. Quindi è importante mantenere un livello di osservazione costante e di guardare a queste complessità.
Un altro tema rilevante credo sia il confronto con la crisi economica del 2008 in termini di effetti della pandemia per i giovani nel mercato del lavoro. Uno studio molto interessante sugli Stati Uniti mostra per esempio che mentre nella precedente crisi la disoccupazione aveva colpito in modo abbastanza uniforme tutti i tipi di occupati, durante la pandemia è il lavoro full time dei giovani che viene maggiormente minacciato e i NEET provengono largamente dal lavoro full time e non dal lavoro part time. Ancora più importante è il fatto che durante la crisi del 2008 la transizione al rientro nella scuola, quindi la transizione dal lavoro alla scuola, è stato utilizzato dai giovani come scudo contro la precarietà e l'incertezza del mercato del lavoro creato dalla crisi del 2008. Questo non è avvenuto durante la pandemia, i tassi di iscrizione a scuola non sono praticamente mai cambiati, se non sono addirittura calati durante la pandemia. Quindi diciamo che questi aspetti e queste differenze ci portano a pensare che anche le difficoltà, la percezione delle difficoltà e le risorse messe in campo e le strategie messe in campo dai giovani per risolvere queste difficoltà siano questa volta diverse dalla crisi che abbiamo conosciuto un decennio fa ormai. Infine, per quanto riguarda il tema delle difficoltà dei giovani nel mercato del lavoro, è importante ricordarsi che, ed emerge dagli studi internazionali fortemente, il fatto che le difficoltà in questo ambito non finiscono in quell'ambito, non finiscono nell'ambito lavorativo ed economico, ma si associano a una forte difficoltà di costruzione del senso di identità di questa generazione. Quindi torniamo a quell'ottica di lungo periodo che ho citato inizialmente, quindi alle caratteristiche di questa generazione che si affaccia alla vita adulta in una condizione di pandemia. E infine il tema del corso di vita estremamente rilevante rispetto agli altri temi nel quadro dei temi di salute e lavoro, per esempio, nel quadro internazionale anche quest'anno ha ricevuto meno attenzione. Quindi, al di là degli studi menzionati negli altri capitoli di questo report e gli studi già citati l'anno scorso, dei quali emerge chiaramente, come ci mostrava anche Francesca nella presentazione precedente, emerge una chiara tendenza a posticipare le decisioni importanti come il matrimonio, come il primo figlio, e questo emerge in altri paesi europei, emerge in altri contesti diversi dall'Italia ed emerge insieme a questo cumularsi di vulnerabilità di cui abbiamo parlato. Tuttavia, nel dibattito internazionale emergono anche degli altri temi che forse vale la pena affrontare. Uno di questi temi è la mobilità. E anche qui troviamo una situazione piuttosto complessa, ovvero chiaramente la pandemia ha avuto un effetto sulla mobilità geografica dei giovani, ma le implicazioni di questa ridotta mobilità sulle scelte del percorso di vita non sono omogenee, quindi ci sono dei casi in cui la pandemia ha ritardato transizione perché ha ridotto la mobilità, e in altri casi invece ha accelerato la transizione alla vita adulta. Quindi è importante mantenere uno sguardo anche su quello appunto che sono le conseguenze più complesse.
Infine, vorrei sintetizzare rapidamente anche quelle che sono le maggiori i risultati principali del capitolo sul quadro internazionale nell'impatto sulla fecondità in modo più specifico. Allora, diciamo che come anche evidenziato nelle presentazioni precedenti, è ancora troppo presto per estrapolare dei risultati sui cambiamenti dei livelli di fecondità, e questo è chiaramente un tema importante di tutte le analisi e di tutti gli studi internazionali presentati e sintetizzati. Quello che è interessante è che il declino si sta confermando nei dati anche fuori dall'Italia come un declino delle nascite, tuttavia emerge una forte eterogeneità tra paesi, e che emerge sempre di più mano a mano che i mesi passano, questa diversità emerge. Quindi, per esempio, c'è uno studio interessante sui dati degli Human Fertility Database che raccoglie le fluttuazioni di breve periodo della natalità, ed emerge che i cali tra i paesi dove i cali sono avvenuti nell'ultimo anno, quindi diciamo gennaio 2021 e gennaio 2020, andiamo da crolli di oltre il 20% in paesi come la Lituania, la Spagna o il Portogallo, a paesi dove i cali sono stati ben inferiori, e quindi un calo medio intorno al 5 o 10% al massimo. Quindi emerge una forte eterogeneità con il passare del tempo. Nello studio già citato emerge su 22 paesi ad alto reddito, comunque 13 di questi registrano cali effettivamente negativi in termini di nascite. Ancora una volta le diminuzioni maggiori si concentrano in paesi del sud Europa, come Italia, Spagna e Portogallo, e alcuni paesi dell'est Europa come l'Ungheria. Invece ci sono paesi come i paesi del nord Europa e altri dell'Europa continentale e dell'est, dove invece le nascite sono rimaste stabili, se non di recente un minimo aumento. È importante considerare non soltanto gli effetti diretti della pandemia sul calo del numero dei nati, ma anche gli effetti indiretti che la pandemia avrà, soprattutto di nuovo tornando a questa dinamica differente di effetti di breve e lungo periodo. Nel lungo periodo gli effetti indiretti della pandemia avranno un peso notevole, e tra questi possiamo pensare per esempio alla compromissione dell'uso e la disponibilità dei servizi di pianificazione familiare e di assistenza sanitaria, per esempio, ma anche alla cura e all'istruzione, quindi la chiusura degli istituti di istruzione a tutti i livelli e l'apprendimento a distanza, che chiaramente, come ben sappiamo, ha gravemente pesato sulle opportunità di lavoro dei genitori. In modo particolare, chiaramente, l'onere è ricaduto maggiormente sulle donne, quindi sulla difficoltà a combinare lavoro e cura, e quindi chiaramente questo, come anche precedentemente evidenziato, rispetto ai nuovi genitori, magari con un figlio, chiaramente ha un peso sulla possibilità e sulla intenzione di procedere con un secondo o un terzo figlio. E l'ultimo tema al riguardo, assolutamente da considerare, che emerge anche qui in studi sui paesi anglosassoni, è il tema del costo di questi servizi, quindi non soltanto della ridotta disponibilità
dei servizi di cura all'infanzia, ma anche dell'aumento del costo. E quindi questo nuovamente peserà sulle scelte di genitorialità, sulle scelte di avere un secondo o un terzo figlio, ma andrà anche a acuire o ampliare ulteriormente le disuguaglianze che già esistono. Quindi, diciamo, per riassumere e concludere, il quadro internazionale, sia da un punto di vista delle giovani generazioni che dall'impatto sulla fecondità, suggerisce un quadro chiaramente complesso, un quadro che ha delle conseguenze di breve ma anche di medio-lungo periodo che vanno sicuramente prese in considerazione insieme alle disuguaglianze di cui abbiamo parlato. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Chiara Comolli. Sì, penso che questo punto che è stato ben evidenziato delle ricerche che stanno crescendo, soprattutto sull'ambito anche delle conseguenze di medio e lungo periodo, sia rispetto alla condizione oggettiva e soggettiva, è una frontiera particolarmente interessante e promettente che andrà seguita nei prossimi anni. E, come abbiamo già detto, i dati di questo secondo rapporto ci danno un quadro ancora provvisorio, però, come avete visto anche insomma di queste tre presentazioni, è anche molto avanzato sulle conseguenze della crisi sanitaria, quantomeno nella sua fase più acuta. E quindi per un bilancio poi finale bisognerà aspettare non solo i dati completi sugli indicatori degli anni direttamente poi colpiti dalla pandemia, ma anche dalla reazione che emergerà negli anni successivi e che sarà strettamente legata alle misure che verranno messe in campo nei vari paesi, poi in particolare poi in Italia, sia le misure che riguardano le ferite dell'emergenza stessa e sia quelle che poi andranno a favorire un nuovo percorso di sviluppo, possibilmente in combinazione anche con un clima sociale che è positivo, che vada a formarsi nel paese. Nel rapporto c'è poi un capitolo finale di Bonifazi e Paparusso, proprio anche sulle politiche, di un bilancio insomma su quello che è stato messo in campo quantomeno finora e si intende mettere in campo sia a livello nazionale che a livello europeo. E un commento ai dati che sono stati presentati e anche qualche riflessione sulle implicazioni che ne derivano proprio anche in termini di policy ce lo può dare ora Gianluigi De Palo, che è presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, a cui cedo con piacere la parola. Grazie Alessandro, grazie a questo studio, grazie a tutta questa riflessione, alle professoresse che si sono diciamo susseguite in questa analisi che purtroppo conosciamo ormai da troppo tempo, perché di fatto sappiamo che la situazione demografica italiana è preoccupante. Perché? Perché i dati di oggi ce lo confermano ancora una volta. Oltre ad esserci un calo continuo delle nascite, la pandemia ha provocato non solo un cambio di mentalità, come è stato detto, ma anche un elevato numero di decessi. E i numeri in questo senso parlano chiaro. In più c'è poi tutto il discorso, a cui è stato fatto anche riferimento, di una bassa fecondità che ormai dura da parecchio, da troppi anni. E per questo, diciamo, lo squilibrio intergenerazionale, diciamo, sarà un tema con cui dovremo fare i conti anche nei prossimi anni. E tutto questo è qualcosa che non ci può lasciare indifferenti. È qualcosa che io dico spesso, dal punto di vista, diciamo, dell'analisi, la situazione la conosciamo, adesso però è giunto il momento della sintesi. Perché? Perché a forza di fare analisi, poi alla fine non stiamo andando da nessuna parte. Mi sembra che i dati siano incontrovertibili, siano preoccupanti, e io ricordo che quando 6 anni fa pochi giorni dopo la mia elezione a presidente del Forum delle Associazioni Familiari,
arrivarono i primi dati Istat che mostravano come il nostro paese stesse lentamente scomparendo, in un certo senso, insieme a tutte le persone, a tutte le associazioni, ci dicemmo che quello era un tema centrale. In più, poi negli anni successivi la situazione è andata peggiorando. Poi, come è stato detto più oggi, la situazione è diventata insostenibile. E la parola giusta è proprio insostenibile. Perché? Perché il declino demografico, abbiamo visto che è un'emergenza non solo italiana, ma anche europea. Il tema della sostenibilità è determinante, perché si parla tanto di sviluppo sostenibile, però dobbiamo essere molto chiari. Perché? Perché non ci sarà nessuno sviluppo sostenibile in Italia come in Europa senza un equilibrio intergenerazionale. E dobbiamo fare un salto di qualità, cercare di capire che le politiche demografiche non sono costi, ma sono investimenti. Allora uno si domanda, cioè, ma che può accadere se nascono meno bambini? L'abbiamo visto. Perché tutto questo dovrebbe toccare le nostre vite? E il ragionamento che spesso facciamo è: meno siamo, meglio stiamo. Questo è un ragionamento che ho sentito fare tantissime volte. Purtroppo però non è così. E non è solo una questione demografica. Sarebbe una questione demografica se tutte le donne italiane, invece di voler fare due figli, cioè dicono di voler fare due figli, invece ne fanno molte di meno. Quindi non è semplicemente un tema legato alla demografia, un tema che è legato anche al desiderio, ai sogni. Lo dice benissimo Alessandro, il professor Rosina, più e più volte, siamo confrontati tante volte su questo argomento. Il problema è che stiamo abbassando il livello dei sogni dei nostri figli. Allora ecco che la natalità diventa un tema più grande, un tema che ha a che fare appunto con quello che abbiamo dentro. E non è semplicemente una questione culturale, una questione economica. Cultura ed economia vanno a braccetto. Perché? Perché ormai fare un figlio è diventato un lusso. Non so a voi, ma i dati parlano chiaro, ma ci sono anche dati che mostrano come la prima causa di povertà è la perdita del lavoro, una delle seconde, in alcuni casi si diceva anche la seconda, però rimaniamo tra le prime cause di povertà in Italia, è la nascita di un figlio. E questo è un paradosso incredibile. Come può diventare fonte di povertà la nascita di un figlio? Un tempo noi la consideravamo una ricchezza. Oggi invece è uno dei cambiamenti che mette maggiormente in difficoltà le famiglie, senza contare che se poi non riparte la natalità non riusciamo a rendere più sostenibile anche l'equilibrio intergenerazionale e quindi di conseguenza crolla tutto. Gli anziani vivono sempre più a lungo, meno male, ma se diminuiscono i giovani cosa accadrà tra una decina di anni? Chi pagherà le pensioni se si assottiglia il numero delle persone che pagano le tasse? Ci può essere, visto che va tanto di moda, quindi la uso anch'io, green economy senza un equilibrio intergenerazionale? Ci può essere una vera innovazione senza giovani? Potremmo ancora permetterci una rete di servizi sociali per i più fragili se crolla il numero dei lavoratori? Potremo, visto che è tanto di moda in questo periodo e sembra che è il centro di tutto, far crescere il PIL se comunque avremo un segno meno riguardo al numero delle nascite? E la sanità, visto che si stanno investendo tante risorse anche sul PNRR e visto che, lo dobbiamo dire, abbiamo una delle sanità migliori al mondo, ma non ce ne rendiamo conto perché è gratuita. La sanità sarà ancora gratuita se ogni 1000 lavoratori ci sono già oggi circa 600 pensionati? Allora, non ci sono dubbi, la natalità è la nuova questione sociale. Qui dovremmo fare squadra anche con tutto, diciamo, tutto l'arco parlamentare, ma anche tutti i ministeri, perché se non interveniamo crolla tutto. Ed è qualcosa che riguarda tutti, anche chi i figli sceglie di non farli, perché non li vuole, ci può stare, perché riguarda il futuro, perché ha a che fare con la speranza di un popolo, di una popolazione, di un paese, perché anche scegliere liberamente di non avere figli propri, d'altronde mettere al mondo un figlio non è un obbligo, comunque anche chi sceglie di non avere figli propri avrà bisogno comunque delle generazioni di domani. Tutti in un certo senso siamo dei genitori del paese di domani, anche se poi nell'ultimo tempo no, c'è tutta una narrazione che parla dei figli come occasione di inquinamento, no? Tutta una serie di studi, no, particolari. Beh,
chi ha un figlio, ma anche chi non ha un figlio, sa bene che non è così, perché i figli migliorano il clima sociale, lo arricchiscono, lo curano, perché loro oggi vogliono già un mondo diverso, vogliono un mondo migliore di quello che gli stiamo lasciando. Io dalla mia esperienza vedo che sono i miei figli a rendermi maggiormente responsabile verso il pianeta. Dico spesso che se faccio la differenziata non è perché me lo dice il sindaco della mia città, ma perché è un atto d'amore nei confronti dei miei figli, nei confronti del futuro. Sono i nostri figli a renderci parsimoniosi, perché in un certo senso ci costringono a spendere nella loro formazione, nei loro studi, non per il consumo tu cura, anzi ci aiutano a mettere da parte risorse per il loro futuro. Sono loro in un certo senso l'antidoto al consumismo, all'individualismo, all'egoismo, che veramente poi è quello che inquina. Ed è per questo che l'anno scorso con un gruppo di amici abbiamo organizzato gli stati generali della natalità e molti mi chiedevano: vabbè, ma che serve? Da nessuna parte. Ci siamo semplicemente rotti le scatole di sentire i dati dei demografi, i dati Istat, ben vengano, però dico, ci siamo stancati di commentarli semplicemente. Cioè, tutte le chiacchierate che ci siamo fatti con il professor Osina, col professor Blangiardo, con la professoressa Prati in tanti eventi, sono sempre gli stessi, no? È un po' un Cartago dell'Enda Est. Sappiamo qual è il problema, però non riusciamo a fare nulla. Allora c'è bisogno di quella che dicevo all'inizio, della sintesi. Siamo convinti che serva fare qualcosa per invertire questa tendenza. È come se ci fosse un terremoto in atto che ha ormai distrutto, o comunque sta distruggendo e sta compromettendo, diciamo, l'architrave, le fondamenta della casa, però le mura della nostra casa non hanno le crepe e allora andiamo avanti come se nulla fosse, però ormai l'architrave è compromessa. Ecco, la natalità come la politica sono molto simili perché hanno tempi lunghi per vedere, diciamo, delle modifiche sostanziali. Non ci sono frutti immediati, però se tu ci lavori, se semini, ci sono frutti certi. E forse, diciamo, noi non beneficeremo dei frutti che verranno seminati, dei semi che verranno seminati oggi, ma ne beneficeranno i nostri nipoti, i nostri figli. Per questo è urgente cambiare mentalità. E un po', devo ringraziare la ministra, questo è successo, perché dal bonus, dai tanti bonus che c'erano, siamo passati a una riforma strutturale, quella dell'assegno unico, e dall'assegno unico poi si sta lavorando per implementare il discorso del Family Act, però serve ancora di più, serve molto probabilmente utilizzare i fondi del PNRR anche per rilanciare questo tema, serve passare dalla spesa e percepire la natalità come una spesa all'investimento, dal consumare al seminare, e non c'è niente di più ecologico di un serio investimento sulla ripartenza nelle nascite. Allora, come stiamo rispondendo però a questa sfida? Allora, noi siamo qui, in questo webinar interessante, no? Sono anche tante persone che ci stanno ascoltando, a parlare di natalità. Siamo qui con tutti gli amici che fanno parte dell'Osservatorio per la Famiglia. Perché? Non perché non ci abbiamo niente da fare, ma perché pensiamo che questo sia il tempo in cui non dobbiamo rassegnarci. Cioè, siamo qui perché ci vogliamo provare. Siamo qui perché al di là dello sciorinare dati c'è il desiderio di provare a modificare, diciamo, un presente che sembra sempre più direzionato, no, verso un futuro non proprio roseo. Perché non vogliamo magari rassegnarci a seguire o vedere donne che sono costrette a scegliere tra il lavoro e la famiglia, a firmare magari dimissioni in bianco. Non vogliamo rassegnarci, questa è una cosa che mi tocca particolarmente sul vivo, a vedere i nostri figli su Skype, ma non perché non è bello che un figlio vada all'estero a realizzare i suoi sogni, ma perché in Italia è impossibile realizzare i suoi sogni. Questo è il vero peccato. Io credo che nessuno di noi voglia rassegnarsi a un paese stanco, che è ripiegato su se stesso, no? Che si vede che sta arrancando da questo punto di vista. Non vogliamo rassegnarci a famiglie che arrivano con difficoltà alla fine del mese, e non vogliamo rassegnarci nemmeno, e io ringrazio anche il Dipartimento in questo senso, proprio perché ha portato un cambio di mentalità, quindi ringrazio la dottoressa Antonini proprio per questo lavoro, a non vivere la natalità con un approccio tutto italiano,
come il luogo ideologico per discutere tra fazioni. No, perché non è un'occasione divisiva la natalità, ma è l'opportunità più ghiotta che abbiamo per fare squadra. E nel recente dibattito sull'assegno unico universale l'abbiamo visto. Abbiamo fatto anche un lavoro tutti insieme e la cosa bella è che tutto il paese all'unisono ha votato questa misura. Poteva essere fatto un po' meglio? Sì, questo lo dico proprio perché, no, per amore di verità, e perché poi alla fine le cose vanno dette anche con grande chiarezza, ed è importante che sia questo, perché mancava tanto per farlo come fosse veramente un capolavoro, però c'è stato un lavoro di squadra che è andato oltre le maggioranze, oltre le opposizioni, oltre i partiti, oltre gli interessi particolari. Un'ultima osservazione. Ecco, io non vorrei però che passasse un concetto, cioè che i figli servono per pagare le pensioni. No, i figli non sono il frutto di un ragionamento utilitaristico. I figli sono desiderio, i figli sono dono, i figli sono un amore che si trasmette, i figli sono una bellezza che regaliamo al mondo, i figli sono il segnale di un paese che torna a desiderare, un paese che torna a dire ci voglio essere. Per questo la natalità è una cartina di tornasole importante attraverso la quale giudicare tutto il sistema paese, la politica, l'economia, la società, perché i figli non devono essere né un dovere e né un lusso come sono oggi, ma una libertà. Ecco, mi sembra di poter dire che siamo tutti d'accordo, c'è una grande maggioranza non solo silenziosa ma anche molto coesa. Oggi siamo qui e i dati sono incontrovertibili. Adesso bisogna passare dall'analisi, e grazie appunto a questo studio, alla sintesi, cioè all'impegno politico, ma un impegno politico che non può essere solamente fatto dal Ministero della famiglia, alla famiglia e del Dipartimento, ma che deve essere priorità assoluta per il nostro Paese, perché è perché ce lo chiede il futuro, ce lo chiede l'Europa anche, perché in questo modo noi stiamo semplicemente, in un certo senso siamo un paese che produce debito, mentre invece potremmo produrre molta più ricchezza. E la cartina di tornasole, come ho detto, sono i figli. Quindi grazie di avermi ascoltato, ma grazie soprattutto di aver organizzato, no, questo momento di riflessione, e un grazie al Dipartimento per appunto cercare di mettere tutto l'osservatorio, tutti i pezzi, sindacati, associazioni, comuni, regioni insieme per lavorare su un tema che è centrale e ormai, no, mi sembra evidente. Grazie. Bene, grazie. Grazie a Gigi De Palo per questo intervento allo stesso tempo lucido e appassionato. Ringrazio di nuovo tutti i relatori e ripasso la palla a questo punto non solo concretamente ma anche metaforicamente alle istituzioni, in particolare alla dottoressa Antonini. Grazie professor Rosina, grazie Gigi De Palo. Purtroppo la ministra è attualmente al Consiglio dei Ministri, mi ha fatto sapere, sperava che si potesse liberare prima, è stato convocato mentre noi eravamo già avviati nel nostro webinar per le 5. Quindi io cercherò di tirare le fila e non è veramente molto semplice. Perché? Perché questo pomeriggio gli spunti sono andati al di là, diceva Gigi De Palo, conosciamo molti dati, no? I dati di nascita, i decessi, il declino, il trend, ma i dati in realtà di oggi ci suggeriscono già delle direzioni, e sono anche contenta di vedere che c'è una coincidenza tra i suggerimenti che i dati freddi ci danno e l'attività che stiamo cercando di costruire appunto con le associazioni, con i territori, con le altre istituzioni per un piano nazionale nell'ambito dell'osservatorio. Mi hanno colpito moltissimo dei dati, volevo dire per chi si è potuto collegare solo tardi che non solo pubblicheremo ovviamente integralmente il report, il webinar sarà registrato e messo a disposizione, anche
anche le slide di oggi, qualora fossero ulteriori in alcuni casi rispetto a quelle che sono nel report. Però qualche spunto così di riflessione comune io lo vorrei lanciare. Ci sono dei dati veramente significativi. C'è tutto un aspetto, diciamo, economico, di incertezza economica e di occupazione e di lavoro che ha un peso fortissimo. Ma la cosa forse ancora più preoccupante, qui lancio, come diceva De Palo, non solo vado oltre diciamo le mie competenze ed è un gancio a tutte le amministrazioni territoriali, pubbliche, nazionali e alla società civile. Qui non c'è solo un problema economico, c'è un problema che il Covid ha lasciato, incrementando la paura e la sfiducia già dai più piccoli e quindi massimamente nei giovani, non solo nel trovare il lavoro, ma la fiducia nel paese, perché dai dati mi sembra che una delle preoccupazioni sia quella economica, diciamo del contesto specifico, ho perso il lavoro, non riesco a trovarlo, non ho uno stipendio adeguato, ma nei dati che ci avete fornito c'è anche una sfiducia generale sul futuro del paese. E questo è collegato poi a quella categoria dei più giovani, attenzione, parlo anche degli adolescenti, quindi di coloro che saranno i futuri genitori. E qui voglio un po' usare la frase che diceva Gigi, genitori del paese di domani, non necessariamente di uno o più figli, perché tutti abbiamo questo carico di responsabilità. Già i più piccoli, già gli adolescenti hanno questa forma di sfiducia che la pandemia gli ha, diciamo, instillato. Allora, se è vero che la pandemia è stato, spero, diciamo che la stiamo lasciando, è stato un evento traumatico che ha peggiorato la condizione demografica e l'aspettativa di futuro, non ha soltanto spaventato per la salute l'aspetto economico, ma ha spaventato come evento sociale. E quindi i giovani hanno anche perso la paura, diciamo, della socialità e quindi anche del rapporto sociale, umano, e quindi arrivo anche alla coppia. Quindi c'è da agire con misure, diciamo, di tipo economico. Per esempio, parliamo dell'assegno unico universale, le dobbiamo mirare. Dobbiamo, come è stato già fatto, aumentare l'assegno per una giovane madre. E qui per incentivare, per dirle che tu sei giovane, avrai più attenzione, più aiuto. Non è solo un fatto economico, è un principio, cioè che il giovane senta che c'è un paese che lo attenziona, che lo ascolta. E devono le donne poter scegliere. Ed è dimostrato dai dati che le donne che in realtà lavorano nelle regioni più ricche, dove le donne lavorano e hanno la possibilità, diciamo, di emanciparsi dal lavoro quotidiano di cura della famiglia, sono in realtà più disposte ad avere figli, vivono magari vivono questa esperienza con maggiore gioia. Quindi abbiamo da fare anche un lavoro di mentalità, un lavoro di ricostruzione, di fiducia dei più giovani, non solo nel quadro economico e nel futuro del paese, ma anche sotto un profilo psicologico e quindi sociale. In questo il piano, e questo il piano non potrà ignorarlo. Quindi accanto ad interventi di sostegno economico, accanto a quello che diciamo di interventi per accrescere e assicurare una conciliazione e un'organizzazione familiare per i più piccoli, dobbiamo rinsaldare e mettere in campo azioni che ricostruiscano una fiducia dei più giovani nel rapporto umano, che sia all'interno di una comunità e quindi aiuti il nucleo familiare anche dall'esterno, e che sia di costruirlo come nucleo dal quale poi nasce e si costruisce il paese. Questo noi lo dobbiamo assolutamente, non lo possiamo ignorare. E per questo anche dico che nel piano c'è un gruppo di lavoro che riguarda proprio i rapporti tra generi e generazioni, molto molto interessante, dove appunto stiamo studiando azioni che anche vadano in questo senso.
Io vi ringrazio moltissimo, ritengo che sia stato un pomeriggio veramente utile per il Dipartimento, ricchissimo. Noi di queste cose preziose ovviamente viviamo, ne costruiamo diciamo delle proposte di politiche per la nostra autorità politica, che ovviamente ci indirizza. Porto i saluti quindi della Ministra, è molto dispiaciuta di non essere qui, perché tra l'altro il gruppo di lavoro, come è stato detto, è stata stato una sua idea che ha voluto fermissimamente, che ha voluto anzi confermare con un nuovo mandato, e quindi anche buon lavoro ai nostri ricercatori, scienziati, demografi che ci stanno aiutando con i loro dati a indirizzarci verso politiche più adeguate e concrete. Grazie Gigi De Palo, grazie a tutti voi, grazie Alessandro Rosina e grazie a chi ha partecipato oggi con pazienza tutto il pomeriggio. Buona serata.